Mi raccomando, commentate per il signor Medina, che lui ci ascolta, ci guarda. Quindi state attenti, commentate e facciamo arrivare questo video a 500 like, perché il signor Medina deve leggere la community italiana, che va bene? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre su Made in 2 con Paschi e Ghoul. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Ragazzi, siamo qui in questo video perché di voi sapete ci sono e hanno attivato i Twitch Drop. Quindi ne dobbiamo parlare, vi spieghiamo per chi non lo sa. Ripeto, la maggior parte lo Attenzione. saprà già, però vi faccio vedere proprio il corretto funzionamento, faccio vedere di cosa si tratta i Twitch Drop. Le nostre riflessioni sono quelle più importanti, cioè quello che pensiamo dei Twitch Drop. Poi, vabbè, parleremo anche di altro relativo ai Twitch Drop. Quindi lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, andateci a seguire su Instagram, ragazzi, per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e soprattutto, appunto, delle live su Twix, perché c'è Highlander che lo stiamo facendo ormai da tanto tempo, che fa live tutti i giorni, Vabbè, a ragazzi. secca, Quindi a secca. andatelo a seguire. Allora, ragazzi, prima di tutto, Gulmo, cosa sono questi Twitch Drop e come Bene, Maschi, seguici? innanzitutto bisogna dire che praticamente i Twitch Drop esistono per molti altri giochi Sì, prima di Madden, ovviamente. esatto. Però al signor Madden è venuta la brillante idea di: caspita, la gente fa i video, la gente fa le live, perché non metterli pure su Madden? In pratica, ragazzi, in cosa consistono? Voi praticamente non dovete fare altro che guardare le live di Metin 2, le nostre live, quelle di Basta Highlander, che che la fa categoria contenuti metti. interessanti. Basta che la categoria sia Metin 2, collegare il vostro account di GameForge, ovvero la vostra mail, tramite il client di GameForge, guardare chi fa le live e in base alle ore passate a guardare le live Ottenere ricevete premi. diversi. Adesso lo facciamo vedere concretamente, così prendete. Cosa importante, ragazzi, adesso non vedrete la mail e il nome, però per avere Twitch Drop ovviamente uno per mail, quindi state attenti a scegliere l'account giusto, perché magari su una sola mail ci sono tanti Fare ad account. account Quindi voi scegliete qui l'account e poi andate su Twitch Linking. su Dragon Twitch Link. Dragon Twitch Linking. Si Si apre apre la una pagina. Io ovviamente già l'ho fatto, ragazzi, quindi voi mettete questo qui, sincronizza i drop. E poi vi consiglio, per fare prima, andare qua. Una volta sincronizzati i drop, andate a collegamenti e si vedrà quest'altra schermata. Questi, ragazzi, praticamente sono i premi per adesso disponibili fino al 31 agosto, Gulmo. Esatto, quindi diciamo che i Paschi dal 16 che sono iniziati al 31 di agosto, il tempo non è poco per Si può guardare fare live. Infatti, tranquillamente. il premio minimo parte da una live vista in 30 minuti, mentre il premio massimo che si può raggiungere dopo 480 minuti ricevete Cioè il 8 ore Manny in questo caso, da quindi 3 sarebbero giorni cavalcabile, 8 ore nello specifico. diciamo. Manny Questa qua, cavalcabile, finisce drop automatico, questa è raga, dopo la 4 ore. quello più potente. Dopo Poi, 4 ore. da specificare, ragazzi, questo qua è solo La via del la pietra teletrasporto del teletrasporto, ovviamente solo su Onyx, perché solo su Onyx è al esclusivo. momento è È disponibile. esclusivo. Per gli altri, invece, ragazzi, come avete visto, io li ho riscattati, poi vedrete dove. Lo potete riscattare su qualsiasi altro server, ok? Però questa pietra qui, A parte ovviamente, quello. appartiene a Onyx. Comunque, Esatto, andiamo. esclusiva di Cosa Onyx. dovete fare? Dopo aver fatto questo, vedete bene, andate a Cliccate. Watch Stream e si collega direttamente a Twitch, ragazzi. Quindi Apre la andate sulla categoria. categoria Made in 2 e potete guardare, diciamo, live di qualsiasi live. Ovviamente ci siamo noi in live, andate a vedere la nostra live. Esatto. Mentre guardate la live, ragazzi, vedrete che qui vi arriveranno qualche notifica. Qua vi arriverà qualche notifica. Come vedete, io già ho riscattato queste. Adesso andiamo a vedere dove. Posso riscattare queste, per esempio, la Ovvero Fenice, rinforzo. Rinforza, e la Fenice che ancora non riscatto. Non so se posso sfruttarla, perché una volta riscattate avete tempo, almeno ancora non si è capito, però 3 più. 3 più, che non si sa quanto tempo avete una volta che arrivano sul vostro magazzino in Item Shop, quanto sarà il tempo Esatto, per... dovrebbe essere dalla fine Dovrebbe dell'evento essere 3 giorni. Quindi dal 31 altri 3 giorni per riscattare. Dovrebbe esatto, essere questo. probabilmente questo, però io ancora non l'ho Nel preso. dubbio ce la teniamo.
Già tre volte. Ovviamente, ragazzi, se non vedete subito arrivare queste cose, è normale perché ci mettono un po' di tempo, alcune volte anche 24 ore. Dipende, sì. Comunque dipende. C'è un'affluenza incredibile di persone che guardano e streamano Madden. Di conseguenza, più gente c'è, più è affollato, esatto. E lento il tempo. Quindi, questo è tutto, ragazzi. Molto semplice. Adesso vi facciamo vedere anche in game dove arrivano e dove riscattarle. E poi passeremo alle conclusioni. Ragazzi, signori, non a caso, siamo qua sul mitico Surplus. Abbiamo riscattato i premi sul mitico Surplus perché abbiamo intenzione di portare e continuare la serie sul mitico Surplus. Esatto. Allora, dove sono i premi? Sulla moneta rotante in alto a destra, il mio deposito un item. In questo caso, ragazzi, io l'ho appena riscattato, come avete visto, e già sono disponibili nel mio item shop. Forse nei primi giorni. Forse i primi giorni sono stati un po' più. Vede, quello che vi dicevo io era, ragazzi, questa finestrina qua, ancora tre giorni, che passati tre giorni a me mi dice ancora tre giorni. Sì, perché c'è tre più. Di quindi, conseguenza, sì, quando inizierà a scadere quel tre più si tramuterà in due. In due più, esatto. Quindi probabilmente fin dal 31 agosto avete altri tre giorni, esatto, per riscattare. Specialità del tre più. Quindi vabbè, poi vi basta fare assegna, ve li trovate nel magazzino dell'item shop. Quindi così, uffete, andate. Vedete qua il mitico Surplus, ragazzi, non voglio vedere, che non mi ricordo niente di quello che c'ha, però. Ti dirò. I prezzi su Italia sono stracciati al momento di alcune cose. È tanta roba. Potremmo approfittare. E qual era la pasta? E quindi, ragazzi, come vedete, eccoli qua. È uno. È difficile trovare. Le letture le ho viste prima. Alle letture sono qua. Le pagine prima, no? Vabbè, stanno sparpagliate eccole qua. Perché abbiamo gli spazi un po' spersi nel poi dovrebbe esserci. Stanno là. Vabbè, comunque li trovate, ovviamente, nel magazzino. Vediamo show. Ragazzi, queste. Quindi, finalmente, adesso, Gulmo, passiamo alle nostre conclusioni. Sì. Io sono contento, non tanto per i Twitch drop in sé, perché ragazzi, alla fine la bomba di cui abbiamo parlato era proprio questa. Era questa. Però, diciamo in sé, i Twitch drop è tanta roba, perché facilmente puoi avere dei premi comunque belli succulenti. Secondo me sono comunque cose che non puoi ottenere giocando normalmente. Cioè, tu considera che shoppare quella cosa ti costa tipo solo la fenice, costa 200-300 tiere. Il Manny non si può shoppare praticamente, c'è il caso di trovarlo in qualche baule o altro, quindi sono cose molto succulente, diciamo. Rare e succulente. Oltre a quello, però, ragazzi, sono contento perché da un lato aiutano anche noi, è vero, perché aumentano gli spettatori su Twitch, c'è un bel movimento di Madden. Però, ragazzi, la cosa bella è che finalmente il signor Madden sta investendo qualcosa e sta, tra virgolette, svecchiando il gioco, perché forse probabilmente c'è anche abituato Gulmo al niente. E quindi anche una piccola cosa ci esalta. Però, ragazzi, vi rendete conto, Madden 2 è un gioco di 20 anni fa che non l'hanno aggiornato. La grafica è quella che è, questo e quell'altro. Fare dei Twitch drop. Cioè si è livellato, tra virgolette, alla normalità degli altri giochi. Ed è solo l'inizio, ragazzi, fidatevi che è solo l'inizio, perché ci sono tante altre cose che verranno prima o poi, non possiamo dire niente, anche perché sappiamo poco, però sappiamo, diciamo, qualcosa, però è solo l'inizio, ragazzi, quindi c'è solo da aspettarsi sempre cose belle, cose nuove, e bello, ci fa venire la voglia di troppare questo. Sì, infatti, Vasco, io ho un sacco voglia di giocare, soprattutto, non tanto per i Twitch, però soprattutto per questo motivo qua, ha interessato un sacco di gente in più a giocare a me, cioè solo per dire una puttana spiamenza alla fine il Twitch drop, cioè. Però tu pensa chi inizia adesso? Per chi inizia adesso a gratis, infatti vedi, se non dalle c'hanno le felici di fu, guarda, pure qua su Italia. Certo. E come diceva Vasco, alla fine, raga, è un evento incredibile, perciò dicevo, per noi è una grande bomba, ma non tanto per noi, soprattutto per voi che guardate i video, che seguite Twitch in live, cioè, raga, è una cosa incredibile. Spero che anche per voi sia la stessa cosa. Infatti scrivete qui sotto nei commenti che ne pensate di Twitch drop, che ne pensate proprio di questa cosa che abbiamo appena detto, che praticamente è solo l'inizio, ragazzi. Sì. Cioè, questo qua è l'inizio, la base per poi partire a bomba. Speriamo che, diciamo, siete soddisfatti, ecco, di questa cosa, e mi raccomando, scrivete qua sotto i commenti, andate su Twix ovviamente a seguire i Latter e lui che ogni tanto streamerà. Mi raccomando, commentate per il signor Madden, che lui ci ascolta, ci guarda, ragazzi, quindi state attenti, commentate e facciamo arrivare questo video a 500 like, perché il signor Madden deve leggere la community italiana che ne ha. Va bene? Ragazzi, allora dice, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Questo è tutto, ragazzi. Il mitico Surplus vi saluta. Ma non è un addio, ma un arrivederci. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao, ragazzi.